Ciao a tutti amici, questi sono i miei granuli di kefir, come vedete li ho scolati e poi li rimetto in barattolo con il latte, ricominciando così il ciclo. Quello che ne esce è il kefir completo, vedete, un pochino liquido, che userò per fare questo formaggio russo. Ecco qua, ho preparato quindi un altro barattolo alto, più stretto e più alto, vedete non è molto, però non vi ho messo dosi proprio per questo, perché non ci sono dosi, bisogna solo metterlo a bagnomaria, quindi ne potete fare di più, di meno, come volete, e portare ad ebollizione l'acqua. Mi preparo intanto che bolle l'acqua, il panno dove andrò poi a filtrare il formaggio. Ho detto che è un formaggio di origine russa, ma era molto conosciuto dagli antichi romani, è facilissimo da preparare, è meno conosciuto in Italia, ma adesso lo vediamo insieme. Nella cucina russa è utilizzato dall'antipasto al dolce, perché si può mangiare anche con il miele, ed è un'importante fonte di calcio e aminoacidi. Bene, una volta passati i 20 minuti, vedete, il siero è rimasto sotto e il formaggio, il kefir è venuto tutto sopra, vedete. E spengo il gas e lo tengo un attimo e lo lascio raffreddare prima dentro l'acqua e poi fuori. E poi lo vado a versare sulla tela, lo filtro in questo modo. Ecco qua, vedete che si sta già compattando. Lo lascio scolare un pochino dentro questo recipiente, però poi lo cambio, lo metto in un altro recipiente così tolgo il siero che è caldo. E lo stringo dentro il telo. Adesso vi faccio vedere. Lo stringo lo voglio far venire un po' rotondo io, quindi ci metto l'elastico, poi lo controllo ogni tanto, vedete esce ancora un po' di acqua, di siero, e lo tengo ancora a scolare, poi lo metto in frigo, lo tengo un'oretta in frigo. Naturalmente più lo tenete più diventa compatto. Io non l'ho tenuto molto anche perché volevo finire il video ed eccolo qua. Sono poi curiosa, è la prima volta che lo faccio. Sono curiosa di vedere com'è. Per la forma non vi so dire, potete anche farlo lungo, ma penso rotondo va bene, tanto poi va tagliato, questo non so dirvi. Vedete, è ancora leggermente morbido, ma forse è meglio così, penso che questa sia la consistenza giusta. Lo apro, io ho preparato un po' di peperoncino tritato col mio olio extravergine, il mio olio d'oliva, e lo condisco così, quindi questa è una versione salata per gli antipasti, volendo altrimenti si può fare dolce mettendoci il miele e poi potete scatenare la vostra fantasia. Adesso voglio assaggiarlo. Per sentire com'è. Vedete, rimane un po' sbricioloso, forse lo dovevo tenere un pochino di più. Mamma mia, che buono! È veramente buono, è speciale, ragazzi. Fatelo, fatelo perché è veramente squisito. Io ringrazio Kefir Italia per avermi suggerito questa ricetta. Non conoscevo questo formaggio, ma penso che adesso con l'esubero del kefir lo farò più spesso. Qui l'ho messo anche sull'insalata, vedete? Bene, amici, vi ringrazio della visione, condividete il video e ci vediamo al prossimo. Ciao!